su questo tema lanciato da Monsignor Scola di celebrare una festa islamica in ogni scuola. Magari sentiamo se Sgarbi è favorevole allo studio a scuola anche di parti del Corano. Prego, professore. Beh, a scuola. Allora, la scuola è per sua natura laica e quindi insegna tutto ciò che l'uomo ha pensato anche in mondi che non sono l'Occidente, ma che il Cardinal Scola abbia concepito una cosa di questo genere è la forma di più grave abiura alla sua natura umana e culturale che potesse fare un sacerdote cristiano, perché è ben vero che gli dice una cosa giusta e cristiana, ma nel momento in cui i giovani non sanno neanche chi sia Cristo e la cultura cristiana è così degradata, che uno debba fare il fenomeno di apertura culturale per ottenere un consenso che è una forma di vanità, è molto grave, perché l'umiltà cristiana, San Francesco non avrebbe predicato la religione di Maometto, avrebbe predicato la propria, ognuno deve essere diverso, l'integrazione è il più grave, occorre disintegrare e che ognuno sia fedele alla sua identità e si misuri con l'altro trovando terreno comune. Un errore. È chiaro che nel senso più, non è un errore, nel senso diciamo di apertura per evitare danni e rischi, più politico possibile, che si possa fare a scuola, vista la presenza di musulmani, qualcosa che riguarda i musulmani è logico, ma lo faccia l'insegnante di religione, lo faccia l'insegnante di storia, lo faccia l'insegnante. Il cardinale deve predicare la parola di Cristo e non deve discutere di altro. Se si mette a fare il politico, bravissimo, può darsi che diventi papa. Però il cardinale Scola, che io ammiro per alcune sue posizioni culturali, in questo caso ha... Ah, mica no, perché Borghezio dice una, cioè se tu usi la logica e il buon senso puoi trovare tutto giusto, ma quello è un cardinale, non è Cacciari. Allora il cardinale, se non riesci neanche a convincere i giovani ai valori cristiani, gli vai a raccontare dei valori di altri mondi che hanno senso in quei mondi. Uno che nasce a, non so, Riyadh o a Rabat non può che essere musulmano, ma uno che nasce a Vercelli dovrà essere cristiano. Se no, quindi... fermati, prova a pensare se ti piace essere musulmano. Voglio chiudere, collegando per il discorso precedente. Avete chiuso male perché il vero problema dei bambini che riguardano, in questo caso, i rapporti con i genitori, è che un bambino bisognoso trova in chiunque aiuto. Mandare a comprare con l'utero in affitto un figlio non vuol dire avere pagato, una madre, però, che non vuole essere madre. Allora, lo dicono loro, c'è il preziario, costano 22, loro no, ma ci sono le madri che si fanno mettere incinte, non per avere il figlio loro, ma per venderlo a 20 o 30 mila euro. Allora come potrai convincerle a rinunciare a quel denaro se l'hanno fatto per quello? Però... quando il bambino è nato dovrà essere protetto, ma non puoi costringerlo a dare a quella madre che non l'ha voluto. È come una madre che mette il figlio in un orfanotrofio, non lo vuole. Lo mette alla ruota. Torniamo allora, al... no, vabbè, per questo dico, lì avete chiuso. Fammi tornare. No, ma dicevo, sono cose concomitanti. Cioè, occorre tornare alla ragione. Non puoi imporre a una madre che ha rinunciato al figlio, quando uno viene messo in un orfanotrofio, vuol dire che la madre non lo vuole, non lo puoi restituire. Sì. E allo stesso modo, non puoi pensare che il cardinal Scola, che con me, ti posso raccontare un aneddoto che mi diverte molto. Quando io feci la mostra di Giorgione a Venezia, come sovrintendente, ti divertirà. Io esposi nuda. Nuda, o dissi di voler esporre nuda, la pornostar Vittoria Risi. Sì, mi ricordo. Naturalmente grande clamore, perché c'era la Venere nuda di Giorgione e la Venere nuda vera. Mi chiamò a scuola e mi disse: professor Sgarbi, lei ha già parlato molto di questa cosa, la prego, non porti la pornostar a Palazzo Grimani. E io riconobbi che aveva ragione, dissi: tanto il risultato l'ha già ottenuto, abbiamo già fatto parlare molto della mostra, e la feci venire vestita. Quello era il cardinale che io ricordo, quello che difende i valori del pudore, della famiglia, non quello che si mette a raccontare bisogna allo spazio. Benissimo, lo dica un altro e lui convenga. Non lo dica questo il cardinale. Chi per è, questo va benissimo. No, vabbè, questo dal punto di vista... invece a Cecil Chiengi lo voglio chiedere, oltre a un commento.